Ciao, sono Laura Bassi, sono qui oggi all'Associazione Luca Coscioni per parlare di un argomento che riguarda la diversità e la disabilità in particolare. Io sono fondatrice e presidente di un'associazione che si chiama Formidabili, è un'associazione di volontariato che si occupa di aiutare economicamente le persone in difficoltà ad acquistare protesi e ausili necessari alla loro autonomia quotidiana e sportiva. La mia associazione, è simile ad altre che si occupano dello stesso tema e il goal è lo stesso, cioè dare la possibilità a persone che hanno delle disabilità fisiche di poter vivere autonomamente appunto la propria vita con il miglior ausilio possibile, che diciamo sia più adeguato alle loro diversità fisiche. Vorrei fare su questo aspetto una comparazione tra il sistema tedesco e il sistema italiano. Il sistema tedesco dà la possibilità alle persone di avere l'ausilio migliore che possono avere per appunto sopperire alle mancanze fisiche che una persona ha. Quindi se una persona ha diritto, ad esempio nel caso delle protesi, a un ginocchio performante che permette di correre, di andare in acqua e quant'altro, lo Stato glielo dà gratuitamente. In Italia invece la possibilità di accesso alle protesi altamente tecnologiche è attualmente impossibile. Infatti il nostro sistema sanitario nazionale non prevede questa possibilità. Le associazioni come la mia devono occuparsi di cercare di fare il possibile per raccogliere i fondi e per dare questa possibilità alle persone. Io chiedo che venga data a tutti la possibilità di avere la miglior occasione possibile per tornare a riprendere la propria vita nella migliore delle maniere.